signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Mini World. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, beh, signori, come state? Bentornati in questo nuovo episodio di Mini World. Mi appropinquo direttamente al nostro magazzino perché, signori, oggi finalmente faremo le cose belle. Nello specifico andremo praticamente a prendere quello che ci serve per craftare e per poi andare nella nuova dimensione, un'ennesima nuova dimensione per viaggiare quindi sulla Luna. Non faremo oggi il razzo, bensì, signori, oggi andremo a prendere il carburante della nave spaziale. Molti di voi mi hanno dato molti consigli su come prenderlo e quindi io li metterò in pratica. E signori, ci prepariamo per andare nello spazio. Adesso non so, probabilmente sarà la cosa più difficile di sempre, ma prima di tutto, signori, andiamo qui nel vetro, prendiamo del vetro, ok, e direi anche di cuocere un po' di sabbia perché ci servirà. E udite udite, sono andato in caverna. Ah, bello, ah che bello, ah, guarda quanti mineralozzi belli. Andiamo qui e teoricamente dovrei poter fare una piccola bottiglia di vetro. No, non la posso fare perché mi manca il legno. Quindi vado qui, dovrei avere questo e quasi quasi mi utilizzo anche questo. Ok. Quindi faccio così e me ne crafto per ora 3. E guardate un po', signori, dà la capacità di respirare sott'acqua, ma ha un sapore terribile, so terribile. Va bene, ma è già perlomeno qualcosina, quindi la mettiamo qua. Ok, ci serviranno ovviamente una pozione di respiro subacqueo, un attacco epilettico grazie gioco che mi rovini sempre la vista, e credo che dovremmo già in teoria avere tutto. Molti di voi mi hanno consigliato di uccidere i mostri quelli con le branchie, proprio per avere queste branchie appunto che mi danno la possibilità di avere respiro subacqueo, quindi molto utile. Io ho preso la sabbia ma non l'ho mai cotta, quindi un attimino che la vado a cuocere, e nel mentre andiamo anche a vedere quali sono i crafting che ci servono per il nostro bellissimo razzo, navicella spaziale. Allora, cubo sensore, non dovremmo aver problemi a farlo e lo faremo molto probabilmente nella prossima puntata. Asta nera. Ora, l'asta nera, se non erro, è possibile. Andiamo un attimino a vederla. Questa asta nera, se non erro, si acquista dai mercanti, ma solo quando loro decidono di metterla in vendita. E questo è un grosso problema, ma troveremo una soluzione. Ovviamente, se voi sapete come ovviare al problems, siete ben accetti. Ora, che cosa non ho? 5 pezzetti di vetro. Ok, in teoria, facendo un rapidissimo calcolo, per poter fare 10 di questi, perché mi avete detto che ne servono 5 per partire e 5 per tornare, ci serviranno 4 pezzi di olio solido per uno, quindi una quarantina di pezzi per il super carburante. Ok, quindi io direi di andarci a fare altre 3 di queste bottigliette, ne abbiamo 5 e siamo pronti, signori, siamo prontissimi. Non ho idea di quanto possa portar via, insomma quanto tempo ci dà come debuff, insomma, per respirare, però io sono prontissimo. Bevo, anzi mangio in realtà, e poi ci buttiamo giù perché abbiamo un attimino un po' di robette da fare. Quindi bevo 3 minuti, ok, ci basteranno. Oh, non abbiamo più respiro, benissimo. E quindi partiamo, signori. Dobbiamo trovare praticamente delle cose nere, tipo, ma qui che cosa è successo? C'è stata una carneficina qui. Mi serviva forse qualcosa per vedere. Ma cosa accade? Perché tutta questa gente morta? Che cos'è? Cristalloide fluorescente? Blocco Va bene, non facciamoci domande, noi andiamo. Oh, qualcosa sta accadendo. Ma non è che vicino qua quelli ci muoiono? Ecco qua, dovrebbe trovarsi qui sotto. Ah, ok, ho capito tutto della vita. Ah no, chi è che mi sta attaccando? Brutto, ma che brutto che sei. Ma sei un bruttone schifoso. Ecco qua. Quindi, in teoria, ecco qua. Uno. Benissimo. Per adesso ne abbiamo preso solo uno. È già meglio che niente. E niente, dobbiamo cercarceli. Però non riesco a capire il motivo per il quale. Tra l'altro, questo pesce mi sta seguendo. Ferdinando sei tu. Per chi non conosce Ferdinando, è una vecchia meme del canale. Qui se ne trovano ben donde. Però non si vede
una schiappa e quindi io vado giù. No, fortunatamente questi non sembrano far danno. Però si trovano vicini. Bene così, vediamo. Ah no, no, ok, niente, non è vero, se ne trova solo uno. Per il Messico si può passare di qua? Queste, devo capire un attimino queste bolle, come da funzionano. Però mi era sembrato di vedere anche delle altre. Intanto io me la mangio e vediamo se riusciamo anche a spizzarci qualche altra. Vediamo se posso non posso craftarla da qui, devo necessariamente avere... Ok. Non, continuo a non capire perché c'è tutta questa carneficina per terra, onestamente. Non so se è per colpa di queste bolle o per altro. Però intanto sapete che vi dico, io me la vado a spizzare. Ecco qua, siamo arrivati già a 4 pezzi. Benissimo, tenendo conto che ne dobbiamo prendere 40. Sì, pesciolini, però non mi state attaccati. Poi un giorno vi porterò a casa, molto probabilmente. Abbiamo ancora 50 secondi, signori. Poi dobbiamo andare a fare una... Basta. Andate via. Qua ce ne sono un bel po'. E quasi quasi, però siccome mancano 30 secondi, io mi piazzo... Quanto basso sto? Ok. Pecora rossa. Ma io posso fare questo trick un attimo. Vediamo. Sì, lo posso fare. Perfetto. Abbiamo fatto altre due pozioncelle. Una me la schioppo rapidamente. Questo lo riprendo. Oh, ma che bella. Molto più semplice rispetto a quella che si fa in Minecraft. Devo essere onestissimo. E quindi sì, andiamo a prenderci dell'altro, signori. Perché ci può servire. Ci può servire. Non voglio rimanere poi sulla luna. Vorrei possibilmente tornare a casa poi. Anche se ho visto che ci sono degli achievement che vanno a modificare. Cioè, nel senso, si attivano quanto più tempo si rimane nel nuovo pianeta. Quindi, e poi c'è un attimino da capire come dovrebbe funzionare. Fortunatamente questi se ne trovano parecchi e anche in maniera abbastanza semplice. E non so se dovremo ritornare anche a cercare i dungeon. Questo molti di voi me l'hanno richiesto, magari qualcuno che è nuovo mi ha chiesto come si trovano i dungeon. Ebbene, probabilmente torneremo, perché abbiamo bisogno di nuovo delle gemme antiche per fare dei determinati crafting. Mi sto muovendo anche per andare a, insomma, fare il crafting per il cristallo della vita e anche per il cristallo del caos, insomma tutti quei corni che ci servono per evocare il prossimo drago. E quindi dobbiamo fare parecchia attenzione. E quindi sì. Comunque, ridendo e scherzando, ne abbiamo fatti già ben 12. Ne dobbiamo fare ancora un altro po'. Direi che qualcuno... bello questo, lo voglio. Venga. Forza. No, non la posso. Ok. Ah, ma questi rilasciano anche la tinture. Ma che belli. Ma che fighi. Ok. E qua c'è dell'altro. Benissimo, e il problema più grande, come anche molti di voi mi hanno detto, basta, non mi seguite, basta, vi prego, basta. Come anche molti di voi mi hanno detto, è il fatto di poi prendere il cristallo fluorescente, se non erro, dal Nether, dall'altra dimensione. Basta, fuscia via. Ok. E quelli sì, quelli saranno un gran bel problemozzo. Comunque, sta diventando notte, manca ancora un minutino, sì, dovrei riuscire a prendere questi altri pezzetti. Tra l'altro qui addirittura c'è l'aperto, buono. Questo lo posso prendere. Ok. E adesso mi prendo anche questi altri. Intanto, signori, se siete arrivati a questo punto del video, è giusto che voi vediate la pergamena degli iscritti. Eccola qua, questi sono gli iscritti che hanno richiesto di essere aggiunti alla pergamena. E se volete essere aggiunti, signori, vi ricordo di lasciare un commentino seguito da un hashtag. L'hashtag di oggi è hashtag porcozzo, se volete essere aggiunti nella prossima pergamena. Ma solo chi scrive l'hashtag verrà aggiunto, quindi ascoltate bene, signori. Comunque, io dovrei aver quasi terminato di prendere il tutto, perché ne ho 42. In realtà me ne prendo giusto qualche altro pezzettozzo, perché non si sa mai dovesse poter servire. Suppongo, mi viene da pensare, che comunque lì nella nuova dimensione ci sarà un modo per avere comunque questo... che cos'è? Oh, questo è buono, è il carbone. Comunque penso ci sia un modo per avere del carburante, perché qualcuno potrebbe andare senza carburante e poi come fa a tornare? Ecco, quello sarebbe un gran bel problemino. Però io ne prendo giusto qualche altro pezzetto e poi vediamo un attimino. Ok, dovrei averli presi
dovrei averne preso in abbondanza circa 61 pezzi. E adesso non so assolutamente dove mi sono spostato. Fortunatamente quelle due ali indicano il mio punto di spawn, per chi non lo dovesse sapere. Tra l'altro c'è un tempaccio brutto, 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 che qui ci sono le due pecore, quindi teoricamente dovremmo essere comunque molto vicini a casa. Adesso torniamo a casa e iniziamo a fare il crafting, almeno dell'olio, quindi del carburante ce l'abbiamo. Ma c'è anche un pollozzo. Signor Pollozzo, venga, non scappi al suo destino. Grazie. Cosce di pollo che mi servono sempre. Ah, ok, ok, ci troviamo dove si... dove ci sarà il porto in futuro. Bello, arriverà, arriverà anche il porto. E dunque, signori, siamo tornati finalmente a casa. Qui dovrebbe aver comunque terminato di cuocere il vetro. No, in realtà nemmeno. E possiamo finalmente andarci a craftare 15 di questi qui. Oh, ma che belli. Finalmente. Ma per caso si possono poggiare? No, si possono bere nemmeno. E direi al momento di poggiarli qua. Ok, detto questo, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un commento, un mi piace o comunque quello che volete. Noi ci vediamo in una prossima puntata di Mini World. Ciao!